Me l'hanno portato via una domenica di luglio di 20 anni fa. Ma è come se fosse ieri. Lo sento ancora avvicinarsi, mi sorride, mi fa una carezza e mi dà un bacio. Poi esce accompagnato dagli agenti di scorta. E non c'è più. Ricordare per continuare qui al paesello di Lecce Rita Borsellino, europarlamentare ma sorella di una grande figura. Se sono ancora per poco europarlamentare è proprio perché non potevo ritirarmi tra le mura di casa essendo testimone e depositaria in qualche modo di un patrimonio grandissimo. Mi sentivo egoista a tenere tutto questo per me e mi sembrava di poter continuare in qualche modo a far vivere almeno il sogno e il progetto di Paolo Borsellino mettendomi in gioco e portandolo a quante più persone possibili. Paolo è una persona che è entrata nel cuore un po' di tutti gli italiani e non solo. Io mi accorgo che quando parlo con gli studenti hanno una grande sensibilità, lo prendono subito come punto di riferimento, come testimone, lo riconoscono, ecco, e questa è una cosa molto bella. Quanto il messaggio di Falcone e Borsellino ha fatto presa sulle nuove generazioni? Questo messaggio fa presa perché è il messaggio di due persone. Loro non recitavano una parte, non erano distaccati, erano i magistrati che erano perché erano gli uomini che erano, e questo i ragazzi lo avvertono subito. Il procuratore Caselli disse una frase che mi è rimasta scolpita dentro, disse: non sono stati loro a fare un passo avanti, siamo stati tutti quanti noi a fare un passo indietro e lasciarli da soli ad affrontare questa situazione. Tu non puoi essere diverso da come sei. Loro lo sanno e sono dalla tua parte. E dico, almeno loro, no? Visto che lo Stato è un enigma. Lo Stato, Giovanni, lo Stato è fatto di persone. Siamo noi lo Stato. Signor giudice, oggi abbiamo qui al paesello un intervento importante. Ci saranno tanti relatori. In cosa consiste oggi questa attività? Il titolo dell'iniziativa è Ricordare per continuare, cioè ricordare Falcone e Borsellino, ma il nostro non deve essere un ricordo sterile, deve essere un ricordo che ci deve spingere a continuare quello che hanno fatto questi due colleghi e altri miei colleghi che sono appunto caduti nella lotta dei giusti, la chiamo io, contro i mafiosi. E quindi testimoniare il messaggio di questi magistrati che sono caduti in adempimento del loro dovere e far capire soprattutto alle giovani generazioni che la democrazia va preservata anche e soprattutto con questi esempi. Falcone e Borsellino sono un'icona per la magistratura. La parola icona non mi piace, perché il presidente della Cassazione Lupo disse: preferisco uomini in carne ed ossa piuttosto che icone dissanguate. Non un'icona, sono un esempio. Ecco, secondo me è molto più calzante la parola esempio e devono essere di sprone a noi che facciamo questo lavoro, ma soprattutto agli italiani, ai cittadini che devono appunto sforzarsi di vivere nella legalità. Quanto la politica, i partiti hanno avuto attenzione per queste due persone? Se dobbiamo fare questo discorso, il discorso è pericoloso. Ho l'impressione che ci siano state molte parole e pochi fatti per quanto riguarda sia Falcone che Borsellino. Entrambi sono stati osteggiati dalla politica e purtroppo anche dai miei colleghi, dalla magistratura. Falcone doveva essere nominato procuratore antimafia, doveva essere nominato consigliere istruttore e invece non fu nominato tale dal Consiglio Superiore della Magistratura e molti colleghi osteggiarono questa sua nomina. Giovanni, il pool antimafia non esiste più. Ed è stato il procuratore a frantumarlo. Dopo quel successo, invece di aiutarci, ci ostacolano. Dai, quante volte ne abbiamo parlato? Lo so. Voglio sapere chi manovra i fili del potere. Voglio sapere quali sono i legami con la politica, con le banche, con la finanza, con la massoneria deviata. Voglio volti e nomi, Paolo. Ascoltami, Giovanni. Voi cosa volete ricordare di Borsellino e Falcone? Noi vogliamo ricordare il rigore morale, perché non si è mai smarrito, e vogliamo ricordare insieme a loro non solo l'esempio in tutte le professioni, in tutte le attività, in tutti i mestieri che conservano alto il rigore morale in Italia, ma anche in tutti quelli che già lo fanno in silenzio, nessuno lo sa, perché non è giusto che bisogna essere uccisi perché qualcuno si accorga della pregevolezza del lavoro che si svolge e soprattutto dei valori che si incarnano. Non bisogna passare attraverso la morte per avere un riconoscimento. Perché noi non possiamo tornare indietro. È una grande conquista pagata con la vita. Per questo non dobbiamo fermarci,
ma dobbiamo ricordare per continuare.